da gennaio. Servizio anche a domicilio. Un comune unico che potrebbe rivoluzionare l'assetto dell'Alta Valle. Di questo si è discusso sabato sera a Valfurva presso un gremito auditorium di Sant'Antonio che ha ascoltato le ragioni dei relatori del progetto, già presenti alcuni mesi fa in Val di Dentro, dove era stata organizzata una serata per illustrare al meglio le ragioni che hanno portato ad elaborare questa proposta. Al tavolo Raffaele Cola, presidente della comunità montana Alta Valtellina, l'imprenditore Maurizio Gandolfi, il sindaco di Val di Dentro Ezio Trabucchi, il primo cittadino di Valfurva Angelo Cacciotto, del vice sindaco Luca Bellotti, Francesco Grimaldi, presidente dell'Ordine Commercialisti Provincia di Sondrio, Adriano Martinelli, assessore del comune di Val di Dentro ed infine Stefano Pfeiffer, segretario dell'Unione Sportiva Bormese e responsabile del settore comunicazione USB. Numerosi benefici, secondo i relatori, di cui potrebbero godere gli attuali comuni considerati nel progetto d'unione, ovvero Val di Dentro, Valfurva, Bormio e Val di Sotto. Noi abbiamo una società che è in continua evoluzione e questo ci fa correre sempre di più e chiede sempre maggiori investimenti. Per raggiungere quegli obiettivi poi a livello sociale e a livello economico. Solo i comuni che hanno capacità economiche riescono ad andare avanti. E quindi se si vuole finanziare le strutture a carattere sociale, tipo la casa di riposo, che prima ha accennato l'assessore Martinelli, serve un'unione un po' da parte di tutti i comuni, dell'Alta Valle in particolare, perché il territorio sta diventando anche un po' stretto per quanto riguarda gli investimenti. E solo unendoci possiamo competere anche con le altre realtà economiche non solo della provincia, ma anche della regione e anche fuori a livello nazionale. Il comune ideale a livello governativo è quello dei 30.000 abitanti. Con il comune unico si va incontro anche ad un cambiamento culturale che rivoluziona in un certo senso il concetto di identità, ma che può salvare la nostra montagna. Quindi gli elementi costitutivi del comune sono il territorio e la popolazione. Oggi non esiste più questo concetto. In realtà, se vogliamo difendere l'identità dei paesi, dobbiamo creare le condizioni affinché la gente rimanga. Quindi è il benessere, lo stare bene sul territorio, non solo in termini economici, ma di relazioni, di socialità. Perché il giovane che non trova lavoro se ne va, e se se ne va non gliene frega niente di difendere l'identità del suo paese, perché non c'è più quel paese. È solamente preoccupato di cercare il lavoro, non di difendere l'identità. Se invece noi creiamo le condizioni di benessere, ripeto, non solo in termini economici, ma lo stare bene, migliorare i servizi, la qualità del nostro vivere, si rimane su quel territorio. E quindi se rimane sul territorio difende anche la tua identità, no? Quindi oggi non è il problema di essere di Valfurva, di Val di Dentro, di Bormio, eccetera. È capire che l'identità ha spostato il suo asse, no? Non è più la difesa del tuo confine, ma è la difesa del tuo benessere, cioè creare queste condizioni. Ecco il comune unico. Il comune unico può essere l'occasione per mettersi insieme per dare risposte sia sul profilo identitario, sia poi sul profilo delle risposte ai problemi. Il comune unico permetterebbe a queste realtà di diventare la seconda entità con più numero di abitanti, 14.000, ed il quarto in Italia per estensione territoriale, che godrebbe di numerosi vantaggi, fra cui maggior peso istituzionale, il valore aggiunto del Parco dello Stelvio, minor costi strutturali, miglior qualità della macchina organizzativa, processi decisionali più rapidi, migliore offerta turistica, maggiore possibilità nel rinnovo delle concessioni delle acque e una possibilità concreta di rilanciare gli impianti di risalita.